Nell'ambito del progetto per la creazione del Parco archeologico urbano di Iponio in Valencia, oltre agli interventi di restauro e di conservazione, era prevista la realizzazione di documentari finalizzati alla corretta comprensione dei siti archeologici. Insieme alla società COGE, l'impresa esecutrice dei lavori di restauro delle mura greche del quartiere romano di Sant'Aloe, abbiamo pensato che il documentario sulle mura greche dovesse spiegare al pubblico come potesse avvenire in passato un attacco alle mura e quasi far rivivere quei momenti. Ovviamente per far ciò non sarebbero bastate le riprese aeree con drone o la visualizzazione di immagini di repertorio. Per questo abbiamo realizzato un cortometraggio con animazioni in computer grafica. In particolare, si è puntata l'attenzione sull'attacco alle mura, ipotizzando come potessero essere stati i momenti antecedenti l'assalto alla città. Basandoci sui dati tratti dal testo dell'architetto tedesco Thomas Aumüller, è stato possibile riprodurre in 3D tutto il tracciato murario originario, dando così scientificità e correttezza al lavoro di ricostruzione. Per disegnare in digitale il terreno e la cinta muraria esistente, è stato effettuato un rilievo aereo tridimensionale dell'intera zona, in modo tale da ottenere una fedele sovrapposizione dello stato attuale alla scena virtuale. Le texture del modello tridimensionale delle mura greche sono state realizzate partendo dal materiale fotografico ottenuto durante le riprese e opportunamente elaborato. Ma non ci siamo fermati qui. La conoscenza delle tecnologie digitali e la fantasia nel loro utilizzo sono caratteristiche peculiari dei nostri servizi. Pertanto abbiamo pensato di riprodurre il modello digitale del generale delle truppe di Iponion, ricavandolo dall'elaborazione delle scansioni tridimensionali del corpo di un atleta professionista. Al modello ricavato tramite le scansioni tridimensionali è stato applicato uno scheletro digitale utilizzando la tecnica del rigging, che ha consentito il suo posizionamento e la relativa animazione all'interno della scena virtuale. Il cortometraggio animato è stato progettato in cel shading, la tecnica utilizzata dagli studi cinematografici per trasformare un filmato tridimensionale in cartone animato di ultima generazione. Tutti i personaggi presenti nel cortometraggio animato sono tridimensionali, opportunamente modellati dai grafici e dai modellatori digitali della DigiArt. Le scene tridimensionali sono state post-prodotte in 2D e animate tramite compositing con software di montaggio video. Il supporto degli archeologi e dei restauratori che si sono occupati dello studio, della manutenzione e della conservazione del tracciato murario rimasto è stato fondamentale per la comprensione dell'organizzazione delle mura greche, fornendo informazioni interessanti anche per l'ipotesi ricostruttiva delle stesse. Tutto il lavoro preparatorio è stato naturalmente sottoposto all'approvazione della Soprintendenza Archeologia della Calabria, nella persona del suo funzionario responsabile di zona, l'archeologo Fabrizio Sudano. È doveroso sottolineare che non abbiamo la pretesa di ricostruire in maniera storico-scientifica come si siano svolti i fatti di guerra, ma l'idea è quella di rendere un episodio realmente accaduto attraverso un format narrativo e di comunicazione originale e accattivante.